Vai. Bene, eccoci, siamo in diretta, è ritornata TV Radicale, buon pomeriggio a tutti e incominciamo ad essere un po' di persone, vedo che c'è molta gente anche nella chat, dalla chat se sentite bene la mia voce oppure se la sentite male fatevi sentire, però vedo che Camilla, che è una persona sotto mentite spoglie, io so chi è e non vi dirò chi è. Dice viva Radicali Caserta, quindi credo Luca Bove dice benissimo Lafayette, tutto ok, però siete capacissimi di leggere quello che succede in chat. Di conseguenza, se sarò distratto io e qualcuno vorrà fare qualche domanda, magari bussatemi, sbracciatevi nella chat e io vi risponderò perché questa qui è una TV assolutamente interattiva. Allora, TV Radicale, io ho pochissimi minuti in realtà, ne ho appena 10 per restare in orario, qualche minuto è stato eroso da gli immancabili piccoli problemi tecnici sul finale per mettere a punto proprio la trasmissione e quindi approfitterò per spiegarvi tutto. La prima cosa che andrò a spiegarvi che cos'è? Il palinsesto. Allora, il palinsesto, eccomi qua, io sono Marco Marchese. E sono un militante radicale, ma molti di voi già mi conoscono perché facevo parte della prima cordata, chiamiamola così, di TV Radicale. 6 mesi fa abbiamo sospeso le trasmissioni. Questo progetto sembrava destinato al fallimento, e invece in questi 6 mesi c'è stato tutto un lavorio sotto traccia che ci ha portato alla riapertura delle trasmissioni. Dicevo, molti di voi mi conoscono, alcuni no. Io sono Marco Marchese, sono un militante radicale, faccio parte dell'Associazione Calabria Radicale. Faccio parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, se la cosa diciamo può interessarvi, e oggi ho il compito di introdurre le trasmissioni, di presentarvi il palinsesto e vado subito a dirvi che fra pochissimi minuti comincerà questo format che abbiamo inventato un po' noi, il Radical Bar, che ha un titolo, una trasmissione dove ci sono degli ospiti, adesso andremo a vedere chi sono, che parleranno su un argomento e avranno tot minuti a testa, rigidi per dire la propria, si faranno 2 o 3 giri quelli che c'entreranno. Questo Radical Bar sarà moderato da Mancuso e il Radical Bar ha questo titolo, Pinocchi e grilli parlanti della politica e dell'informazione in Italia. Allora, quali sono gli argomenti? Si tratterà, saranno trattati gli argomenti che riguardano le amministrative a Milano e a Napoli, commenti sui risultati, le ripercussioni sul panorama nazionale, poi dopo i monopoli delle presenze nelle reti unificate, la lottizzazione delle testate giornalistiche. E poi che cosa? Sì, ecco, prendo io la linea da Lecce, evidentemente abbiamo avuto qualche problema, qualcuno ha provato a effettuare una chiamata in una conferenza comune ed è caduta la linea con Marco Marchese. Vediamo un attimo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Dovete essere clementi con noi perché, come sapete, gli strumenti tecnici che abbiamo a disposizione non sono eccezionali. Vediamo un po' se riusciamo a riprendere il collegamento con Marco Marchese, se Marco mi sente. Io provo a chiudere la comunicazione con lui e a riavviarla. Vediamo un po' se Marco mi risponde. Ecco, Marco, ci sei? Eccomi qua, sono Ok. ritornato. Marco, sei ritornato, ti ridò subito la linea. Grazie mille. Allora, eravamo rimasti alla presentazione del palinsesto, abbiamo avuto un piccolo problema, sono cose che capitano, sono cose che capitano con Skype, quello che è accaduto è una cosa molto semplice, ci si è messa di mezzo una conversazione per cui io ho presentato il palinsesto, non so a chi che mi stava chiamando prima perché non sono riuscito a capirlo. Va bene. Allora, e questo è il problema, infatti. L'altra cosa, sto parlando io non mi sento, quindi l'inizio è stato un disastro completo. Se proseguiamo così andiamo bene.
No, dicevo, adesso vediamo di risolvere tutto. Continua Marco e scusate per l'interruzione. Assolutamente Roberto, non ti preoccupare. Allora, fra pochissimi minuti comincerà Radical Bar. Gli ospiti saranno Luigi Mazzotta, Gianni Colacione, Francesco Poiré, Modera, Roberto Mancuso, il mitico Roberto Mancuso, che è animatore, creatore e moderatore di questa web TV, che ringraziamo perché anche grazie al suo stimolo, se tutto quanto si è rimesso in piedi, siamo felicissimi di essere qua a fare nuovamente insieme TV Radicale. Alle 18:15 ci sarà una trasmissione dal titolo La decentralizzazione del web, quindi una panoramica sui progetti attualmente esistenti per tentare di dare al web un'architettura decentralizzata. Alle 18:30 ritornerò io con Lacrime d'amianto. Evviva! La fibra killer si nasconde ovunque per la lentezza delle istituzioni e i ritardi delle bonifiche. Si parlerà d'amianto quindi. Alle 19:00 Albania, una difficile transizione, per cui all'indomani di una campagna elettorale assai tormentata, questo paese balcanico fa i conti con una dialettica politica fin troppo accesa e conflittuale. Facciamo il punto della situazione. Con Fatioma Lancè, io sicuramente avrò fatto carne da macello nella pronuncia, che è una famosa blogger albanese, e questo sarà a cura del nostro Salvatore Antonacci. Alle 19:30, la Valle dell'Agip, qui io lascerei un po' un alone di mistero per vedere e per scoprire chi sarà a condurre questa trasmissione, però vi do un indizio. I veleni che soffocano i cittadini, la politica e la società lucana. Chi può essere? Chi me lo scrive in chat se ha capito chi sarà il nostro ospite, quasi in chiusura delle trasmissioni, che ci parlerà della Lucana e della Valle dell'Agip? Vediamo se arriva una risposta. Bolognetti, benissimo, avete indovinato, avete indovinato. Allora, come vi stavo dicendo, TV Radicale 6 mesi fa ha sospeso le trasmissioni, è ritornata riorganizzata. Vogliamo rimettere in piedi i format che avevamo creato prima, per cui nelle prossime settimane saranno creati gli eventi su Facebook, quindi tutti saprete quali saranno le prossime date, i prossimi palinsesti, di cosa si parlerà. Continuerà questo format Radical Bar, per cui sceglieremo tanti altri argomenti e discuteremo fra radicali, fra non radicali, di argomenti che saranno sicuramente di vostro interesse. E poi dopo ci saranno i collegamenti, quindi i vari qui località, cioè qui Calabria, qui Caserta, qui Marche, insomma, collegamenti in diretta da tutta Italia per fare un po' il punto delle iniziative radicali in giro per l'Italia. Questa qui è diciamo, un format anche molto bello e che permette a tutti di informarsi giusto appunto su quelle attività che vengono fatte localmente e che magari non riescono diciamo, a passare adeguatamente sull'informazione. A parte che l'informazione ci osteggia da tutte le parti, e con i nostri e con i diciamo, pochi mezzi radicali, che sono comunque già molto ottimizzati, si può citare Radio Radicale piuttosto che i siti radicali, diciamo, stentano anche a coprire tutte quante queste attività che si può dire quotidianamente vengono fatte in giro per l'Italia. Allora, io chiedo alla regia se sono pronti con il Radical Bar, poi voglio chiedere anche alla regia se ci sarà un intermezzo attraverso uno spot o qualche altra cosa, oppure si partirà direttamente con Radical Bar. Ed ecco qui che arriva Roberto Mancuso, che voi vedete in video e che io saluto caramente. Prima l'avete sentito un po' in voce, un po' in video, ci ha risolto, diciamo, i problemi di regia in modo molto spedito. Causati da me Roberto, stesso, peraltro. e infatti, No, benvenuto. grazie Marco, ti ringrazio per avermi passato la linea, però resta qui con me. Innanzitutto, complimenti per la bella presentazione. Un saluto a tutti coloro che sono in chat: Gianni Colacione, Camilla, Lafayette, Pac e tutti gli altri che ci seguono. In questo momento siamo solo, virgolette, 24, ma considerando che è un giorno festivo, parliamo di una web TV
praticamente non pubblicizzata, in ufficiale e semiclandestina, siamo contenti di tutto questo, tenendo presente che poi tutte le trasmissioni da noi prodotte vengono registrate e poi vengono pubblicate sul nostro sito www.tvradicale.it. Ecco. Hai citato una parola chiave, questo sarà un po', ecco, www.tvradicale.it. Questa è anche un po' la chiave di volta della nostra nuova web TV radicale, perché sarà poi dopo determinante, no? Per promuovere e per far conoscere quelle che sono le nostre trasmissioni. Ecco Marco, tu hai accennato a quelli che saranno gli ospiti che parteciperanno a Radical Bar, che tra un minuto prenderai via. Purtroppo dobbiamo registrare, ma non ne siamo ancora certi, un'assenza, in quanto è in corso a Roma la direzione di Radical Italiani e Claudia Sterzi, che è componente della direzione, non sa se riuscirà a partecipare alla trasmissione perché si è protratta per lungo termine. Per lungo Ci tempo. Quindi dovremmo privarci di una leggera euforia. Questo è un po'... Comunque Claudia fa parte del progetto e sicuramente, se magari anche durante la giornata di oggi riuscirà ad intervenire, riusciremo a ritagliare uno spazio anche per Claudia. Io ti inviterei a questo punto ad essere il sostituto di Claudia nel Radical Bar. Cosa ne pensi Marco? Potresti dare anche il tuo contributo, visto che l'argomento è molto molto, diciamo, importante. Ma va bene, mi offrirete un bel caffè al Radical Bar, io sono disponibile, per cui resto con voi volentieri e mi aggrego a questo primo, anzi sono onorato di partecipare al primo Radical Bar di questa nuova stagione di TV Radicale, ricordandovi che TV Radicale, come chiaramente stanno facendo i nostri ascoltatori adesso, la stanno seguendo in diretta su www.tvradicale.it, ma questa cosa qua la dobbiamo dire spesso, perché poi chi ci seguirà, diciamo, in differita, non in diretta, che andrà, che pescherà, che si imbatterà nei nostri video, dovrà sapere che tutto quanto gira giusto appunto su www.tvradicale.it. Un'ultima cosa voglio dire, consiglio a tutti coloro che sono in questo momento sul sito a non abbandonare la web TV, ma ad andare a vedere tre belle produzioni fatte dai compagni cosentini, da Marco Marchese, Riccardo Cristiano e gli altri compagni dell'associazione Calabria Radicale, che sono nella home page del sito www.tvradicale.it. Ci ho detto, Marco, ti saluto momentaneamente perché dobbiamo chiudere questa comunicazione Skype per avviarne un'altra, quella che sarà con tutti i partecipanti al Radical Bar. Ecco, dovete consentirmi un attimo solo di vedere di chiamare gli altri. Un attimo solo, li chiamiamo in diretta. Allora, togliete i ritorni, ragazzi, perché ho i ritorni della Web TV, se no cominciamo malissimo anche con questo. Ok, allora, un attimo solo, li abbiamo quasi tutti, ricordiamo quali sono i partecipanti, abbiamo già detto che Marco Marchese sostituirà Claudia Sterzi, un altro partecipante. Presente Marco Marchese, lo mettiamo subito in 3D, e vedete anche Gianni Colacione è il secondo partecipante, e rimanete subito sorpresi. Da un fatto, però prima di iniziare Radical Bar invitiamo l'altro protagonista, che è Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, e cerchiamo anche Francesco Poiré, che dovrebbe essere in linea. Un attimo solo. Ecco, Luigi ci ha raggiunti. Francesco, Luigi, puoi aggiungere la webcam gentilmente? Luigi, mi senti? Eccoci, buonasera a tutti. Ok Luigi, perfetto. Puoi aggiungere la webcam? Perfetto, ti ringrazio. Intanto, ecco, dovreste vedere a questo punto Marco Marchese, Gianni Colacione e Luigi Mazzotta. Francesco in chat ci dice che c'è. Ci sono, però io non lo vedo su Skype. Questo è il mio problema. Non lo vedo su Skype. Forse è invisibile. Sì, c'è infatti, la funzione invisibile. Se diventa visibile, così riesco a contattarlo. The Invisible Man. Un attimo solo, Marco, prova un pochino te a io ci sono, dice Francesco. Sì, io gli ho mandato un messaggio sulla chat, Francesco, renditi visibile su Skype. Deve aver cambiato il nickname perché io non lo riconosco come
Fra Poire, ma lo vedo, vedo un Francesco, ma non so se è lui. Vediamo un po', proviamo Francesco a scrivere. Mi sono visibile. Allora, bisogna cercarlo come Fra 78 Mi. Lo so, però il problema è se mi manda un messaggio su Skype, così vedo chi è. Perché deve aver cambiato nick. Fra 78 Mi. Ma se ti manda il messaggio lui, a me poi lo chiami tu, però non che ti chiama lui. Certo. Vabbè, ragazzi, stiamo cominciando malissimo. Ecco, è lui. Allora, quindi aggiungiamo Francesco. Anche Francesco. Sì. Ok, ci siamo. Aggiungiamo anche Francesco. Allora, state accorgendo di una delle innovazioni più importanti del Radical Bar di quest'anno. Ecco, vedete intanto in primo piano Francesco, benvenuto, puoi avviare la webcam così riusciamo a vederti. Ci sei Francesco? Perfetto, un attimo solo che avvia la webcam. Allora, la presento io nel frattempo questa innovazione, che è in pratica la possibilità di fare una multiconferenza su Skype in video, mentre prima i Radical Bar eravamo costretti a farli soltanto in audio. E non solo adesso vedete i nostri bei faccioni, ma c'è addirittura una funzionalità automatica che chi parla si becca, voglio dire, la gigantografia, come potete vedere in trasmissione, e poi quando si è silenti si ritorna con la figurina piccola, e poi abbiamo sempre il nostro moderatore Roberto Mancuso. Allora Roberto, guarda, ce la facciamo. Allora, Francesco è arrivato, io ti cedo la parola perché così incominciamo il Radical Bar. Allora, cominciamo innanzitutto con le presentazioni. Francesco Poré, segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortola di Milano, reduce da una campagna, quella delle amministrative, che è stata molto coinvolgente, e ancora preso da una campagna per il referendum. Parleremo anche di questo durante questo Radical Bar. Poi abbiamo Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, appunto di Napoli, nonché membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Poi Marco Marchese, lo avete già conosciuto, si è già presentato, cioè già segretario di Calabria Radicale, attualmente membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. E infine Gianni Colacione, colonna portante di TV Radicale, l'avete conosciuto senz'altro in molti degli speciali da lui prodotti per TV Radicale. Allora, buonasera a tutti. Allora, ha già illustrato Marco quelli che sono i temi di questo Radical Bar. Innanzitutto le elezioni amministrative, e in secondo luogo i risultati, un commento per i risultati che saranno preziosi in questo senso sia Francesco che Luigi. Quindi io direi di partire con loro. Il secondo punto è quello dell'informazione di regime in Italia, e le due cose che apparentemente sembrano distinte in realtà sono legate, a mio avviso, l'una con l'altra. Ma partiamo subito proprio con Francesco Poré da Milano. Francesco, un primo commento su questa Milano ormai che vede, diciamo, come l'inizio della sindacatura di Pisapia. Raccontaci un po' com'è andata questa campagna elettorale, quali sono i risultati dei radicali, innanzitutto non solo a livello di consiglio comunale con l'elezione di Marco Cappato, ma anche con nelle diverse circoscrizioni. Dici pure Francesco. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. E appunto, come si diceva, finalmente siamo usciti da questi 20 anni di governo di centrodestra per la città di Milano, ed è stata una vittoria in cui veramente pochi credevano fino a un mese fa. Una vittoria, quella di Giuliano Pisapia, che ha lasciato di stucco tutto il centrodestra, soprattutto all'indomani del primo turno per le elezioni, dove appunto la Moratti si è fermata al 41%, mentre il candidato per il centrosinistra Giuliano Pisapia è arrivato al 48%. Diciamo che è stata una botta inaspettata per il centrodestra milanese, e soprattutto è stata inaspettata anche per molti del centrosinistra e molti di noi che non si aspettavano appunto che la Moratti potesse rimanere ferma al palo al 41%, quindi essere 7 punti sotto l'altro candidato. È stata veramente una campagna elettorale
molto sentita, molto entusiasmante, soprattutto nelle ultime 2 settimane di ballottaggio, che hanno visto organizzarsi ragazzi, tantissimi giovani, organizzare cose estemporanee, un'onda arancione percorso Buenos Aires, una domenica pomeriggio sotto il sole cocente, organizzata su Facebook, più di 100 persone hanno aderito, tutti con qualcosa di arancione, da Piazzale Loreto si è arrivati fino al Parco Sempione facendo tutto il centro di Milano, oppure la biciclettata della volata per Pisa Pia di martedì sera, che anche lì è stata organizzata dai giovani della Critical Mass, che di solito sono organizzano ogni giovedì questi eventi, e ha visto più di 5.000 persone partecipare, una sorpresa per gli stessi organizzatori, una sorpresa per la questura, che ha dovuto modificare il percorso della biciclettata per riuscire a gestire un attimo tutta questa massa di persone che si era riversata in Piazza Duomo con le proprie biciclette. Diciamo che è stata una sorpresa vedere così tanti giovani riavvicinarsi alla politica, una sorpresa vedere così tante iniziative e così tanta vita a delle iniziative politiche che venivano organizzate ogni sera. C'erano come minimo 2 o 3 eventi per Pisa Pia sparsi per la città, quindi era una cosa che nascevano spontaneamente e tu lo venivi a sapere giusto mezz'ora prima, quindi dovevi cercare di rincorrere gli eventi oppure crearne di nuovi in modo da riuscire a sapere quando e dove ci fossero gli eventi. È stata veramente emozionante, e poi si è visto appunto con la chiusura della campagna del venerdì prima del ballottaggio, e poi con la gioia che esplosa il lunedì da Piazza Duomo fino alle prime ore dopo lo spoglio, quando già si è visto che comunque anche le proiezioni davano un margine di vantaggio abbastanza ampio. La gente è voluta scendere in piazza, è iniziata a popolare Piazza del Duomo perché voleva essere quella festa e voleva essere lì presente per festeggiare questo cambiamento. Francesco, quali sono, diciamo, Marco Cappato è stato eletto, giusto? Quindi è stato eletto. Nelle circoscrizioni com'è andata? Abbiamo 7 consiglieri di zona, quindi oltre al consiglio comunale dove appunto siederà Cappato. Perfetto, ma si parla anche di un assessorato per Marco Cappato oppure sono voci di corridoio? Per il momento non si parla di nulla, sinceramente noi speriamo, abbiamo fatto anche una riunione martedì tra noi con i nostri consiglieri di zona e con tutti i nostri candidati, e appunto la speranza è quella che ci sia per Marco la possibilità di dimostrare il suo valore anche con un assessorato, però ovviamente non sono decisioni che spettano a noi, quindi aspettiamo e vediamo. Incrociamo le dita, credo che un assessorato a Marco Cappato non farebbe altro che nobilitare la città di Milano, visto l'impegno civile che dura ormai da anni di lotta da parte di Marco Cappato per i diritti civili e per i diritti anche dei più deboli. Quindi un assessorato a Marco Cappato non farebbe altro che nobilitare la città di Milano. Ma passiamo, ci spostiamo da Milano a Napoli, dove abbiamo Luigi Mazzotta. Abbiamo già detto, Luigi, ci senti? Salve a tutti ragazzi, sono in linea. Allora, dici un po' invece questo De Magistris, cosa combinerà a Napoli e cosa ha combinato per riuscire a scardinare, a farsi largo tra il PDL e il PD, tanto da diventare diciamo il terzo incomodo che poi è riuscito a vincere le elezioni. Ma guarda, il voto a Napoli per De Magistris sindaco, io credo che vada valutato e considerato sotto 2 aspetti. Il primo aspetto riguarda la rinascita di una speranza di cambiamento attraverso un voto popolare che c'è stato a Napoli e che vuole spazzare definitivamente gerarchie, apparati di partito e correnti, diciamo, correnti che poi sono state rappresentate da Bassolino,
da Cosentino ed anche altro. De Magistris si propone dinanzi ai cittadini come l'uomo nuovo per la città, che lui dice che ha rotto. Io ero presente alla manifestazione per il ballottaggio a Piazza Dante e lui diceva am scassato, che è un termine napoletano, no? Contro le partitocrazie, no? Certo. Lui si è autosospeso dall'Italia dei Valori e ha promesso di lavorare con i cittadini per ripulire Napoli dalla spazzatura e lo farà entro dal 15% la differenziata dovrà arrivare, toccare soglie del 70%. Ci sono uomini nuovi, anche donne nuove, nuovi volti, assessori competenti, e la promozione di Ranieri a vice sindaco che ha risposto che potrà leggere la lista di tutti gli assessori ed eventualmente accettarne l'incarico. Insomma, De Magistris si propone come una figura liberale che vuol liberare Napoli. Secondo aspetto invece da considerare è che la sinistra a Napoli non esiste più e le primarie scandalose hanno affossato il Partito Democratico, per cui il nuovo consiglio comunale sarà composto da 15 consiglieri dell'Italia dei Valori più 6 di Fondazione Comunista più 8 di una lista collegata a Di Pietro dal nome Napoli Tua, appena 4 consiglieri del Partito Democratico ed uno del Sinistra e Libertà. Noi, certo, insomma, come piccola associazione, De Magistris, insomma, gli facciamo i nostri migliori auguri al sindaco. E ecco, Luigi, c'è stato Marco Pannella che ha proposto, ha lanciato proprio la candidatura di Aldo Loris Rossi come possibile collaboratore di Luigi De Magistris. Secondo te De Magistris accoglierà questo invito, questa proposta, meglio dire, di Marco Pannella? Allora, guarda, io non so se lui accoglierà, diciamo, questa proposta. Comunque ci sono, diciamo, delle figure nuove che stanno, diciamo, già nascendo dall'incontro già da ieri che c'è stato, dal passaggio tra la Rosa Russo e Iervolino, il primo cittadino uscente. E sembra che ci siano i primi cambi di poltrone. Per quanto riguarda i vigili, c'è un cambio di poltrone per Spagnoli Futura, per il Forum Cultura, e in più si sta tentando una rincorsa delle quote rosa in giunta ed è pronta una lista di professori come il rettore dell'Università dell'Orientale, che è una donna, Lida Vicanoli, Pasquale Persico, docente di economia all'Università di Salerno, che è un ex assessore all'ambiente nella giunta Bassolino ed assessore con il sindaco De Luca. E poi c'è questa figura di Claudio Claudi, che è il preside della facoltà di architettura dell'Università di Napoli e specialista in progettazione urbana. Quindi questi sono, diciamo, dei primi candidati, i primi nomi che si fanno. Benissimo, Luigi. Allora, cerchiamo un attimo adesso di andare con un maggiore ritmo. Mi piacerebbe che sia Gianni che Marco commentassero, diciamo, più per le ripercussioni che possono avere a livello nazionale, possono avere avuto ed avere nel futuro questi risultati di queste amministrative. Gianni, a te la parola. Secondo te qual è il dato politico più generale che emerge dai risultati di questa tornata amministrativa? Allora, io tanto saluto tutti quanti i presenti e le presenti molto gradite, e volevo, niente, su riguardo alle ripercussioni a livello nazionale, è chiaro che gli italiani, questa è la prova ulteriore, se ne servivano altre, che dopo cominciano a rendersi conto degli uomini della provvidenza che li
hanno depauperati e depredati di legalità non in termini di tempo non inferiori a 20 anni. Ci siamo quasi con Berlusconi, speriamo che se ne siano accorti, ed è evidente che queste elezioni sono state in gran parte un referendum anti-berlusconiano, che d'altra parte lui stesso aveva impostato in questo modo. È importante anche notare un'altra cosa, che l'opposizione è uscita vincitrice in queste due grandi città, che sono Napoli e Milano, con dei candidati che non sono del PD. Quindi in qualche modo dovranno fare una riflessione interna, perché hanno vinto appunto con un candidato a Milano indicato da Vendola, e ovviamente a Napoli con un candidato che si è svincolato, proveniente dall'IDV, ma che, dobbiamo dire la verità, si è svincolato anche dal suo stesso partito. Quindi io penso questo, che la riflessione che Bersani dovrebbe fare, qualora appunto certi avvoltoi interni che lo consentano, e intendo Veltroni, D'Alema e compagnia bella, è che l'opposizione a Berlusconi può vincere con un allargamento. Con un allargamento e quindi in prospettiva la realizzazione effettiva di un vero partito democratico, che superi tutto ciò che sono quelle lobby e quelle rendite di potere interne che abbiamo visto portate avanti appunto da Veltroni, da D'Alema, che hanno giocato per mantenere i propri ruoli, le proprie rendite sul passato, in pratica rendite tra le altre cose risalenti a episodi in cui appunto hanno avuto degli incarichi che a mio parere ritengo fallimentari, soprattutto Veltroni, e che però purtroppo ancora hanno dei proseliti e che quindi cercano di sfruttare e fare leva. Penso che, mi sembra di ricordare, Veltroni prima delle elezioni aveva quasi intenzione di fare un gruppo suo o qualcosa del genere. Ecco, queste cose sono deletere. Queste elezioni, tranne vabbè quello che io chiamo quasi un prevenzionamento a Torino di Fassino, e quello che è a Bologna, per quanto appunto anche lì con il rotto della cuffia, quindi non un'affermazione del PD in modo netto, insomma, devono, oltre che portare a un giusto festeggiamento, perché appunto è un referendum anti-berlusconiano che è stato vinto, però anche a una riflessione all'interno del PD, perché occorre, per vincere, riunire le alternative con un progetto effettivo di Partito Democratico. Che di nuovo conio, cosa che ancora oggi purtroppo non abbiamo visto dopo parecchio tempo. Questo, ecco, grazie Gianni per la tua analisi. Passiamo a Marco Marchese. Marco, la stessa domanda che ho fatto a Gianni, prego. Poi cominciano ad arrivare le prime domande dalla chat, quindi andiamo piuttosto veloci, vai Marco. Bene, allora un saluto a tutti gli ascoltatori. Che cosa dire? Allora, io sono molto fiducioso su Milano, perché credo che con l'elezione di Marco Cappato, che una delle cose, diciamo, più importanti che è accaduta nella Radicale negli ultimi mesi, penso che avremo veramente la prima grande città con l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. E Milano poi è una città particolare, perché non tanto per l'Expo, cioè perché appunto ci sarà l'Expo, quindi grosse masse di denaro da gestire. In più Milano è la più importante città del nord e sarà veramente il banco di prova per vedere se questa proposta dei radicali, cioè l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, reggerà e se funzionerà, se sarà veramente quella chiave di volta per cambiare un po' le sorti di questo paese da qui a X anni. Se però andiamo avanti con questo ritmo, capirete che insomma sarà difficile vedere dei frutti concreti. Quindi sono veramente felice dell'elezione di Marco. In più c'è da registrare che questa campagna elettorale, un po' rifacendoci al Comitato Nazionale che si è celebrato proprio a Milano nel mese di aprile, se non ricordo male, e ha secondo me anche funzionato quell'appello di concentrare un po' tutte quante le forze, no? Risorse finanziarie e anche risorse umane, un po' tutto sulla campagna elettorale milanese. Su questo qui magari ci può essere d'aiuto Francesco nel dirci se effettivamente ha funzionato questo appello e se effettivamente forze radicali da fuori regione hanno potuto contribuire un po' a dare più forza all'Istabonino Pannella
nel corso di questa campagna elettorale. Su Napoli, quindi su Milano non ho altro da dire. Io sono felicissimo per Pisapia, il quale lo accetto, oserei dire, quasi senza riserve. Sono veramente fiducioso in questa sindacatura e faccio veramente molta fiducia soprattutto a Marco Cappato. Per quanto riguarda Milano ho delle riserve su De Magistris, perché questa Napoli, carriera Napoli, ho delle riserve su De Magistris per questa carriera da magistrato un po' tormentata, e lui ha esercitato nella mia regione, per cui adesso bisognerà andare a vedere come finiranno i processi dove lui aveva avviato le indagini, dove lui ha istruito queste indagini, quindi la Why Not, Poseidone, com'è che finiranno. Insomma, sicuramente il personaggio è controverso. Certo è stato un personaggio molto coraggioso, perché se ho capito bene, rifiutando l'apparentamento con il PD su Napoli, non so se mi sono perso qualche battuta, potrei dire una castroneria, mi confermate che lui non si è apparentato con il PD neanche, diciamo, all'ultimo momento, e che quindi non si è apparentato benissimo. Quindi questa è stata una scelta coraggiosa, che può essere dovuta o da un fiuto politico inaspettato di De Magistris, oppure è stato consigliato molto bene. Non voglio pensare che si sia buttato a morte e a vita in questa scelta poche persone penso avrebbero fatto. In ogni caso è stata una scelta riuscita, perché la destra a Napoli è stata letteralmente stracciata, quindi ha ingenerato anche delle aspettative. Napoli penso che si aspetti da De Magistris tantissime, che lui abbia una grave responsabilità e tempi di reazione veramente strettissimi. Ecco, questo è a caldo i primi due commenti che posso fare. Ecco, intanto la chat continua ad essere sempre più animata. Salutiamo Rodolfo Viviani, Oano 89, Betty, Riccardo e tutti gli altri che sono in chat. È arrivata la prima domanda da parte di Raffaele Schettino, ve la butto là: come pensa di governare De Magistris con la pressione dei comunisti di Napoli? Luigi. Allora, guarda, io su questa cosa volevo appunto dire, cioè volevo proprio rispondere a questa domanda, mi fa piacere che è arrivata in questo momento, ma anche perché rileggendo appunto il nuovo consiglio per come è composto, cioè ci rendiamo anche conto che non sarà facile, eccolo l'altro aspetto sul De Magistris, non sarà facile dialogare con Rifondazione Comunista, che tra l'altro Rifondazione Comunista è contraria anche a un progetto di un nuovo termovalorizzatore che si dovrà costruire nella provincia di Napoli, e su questo diciamo De Magistris lui ne ha conoscenza, quindi si potrebbero verificare anche diciamo dei timori, se vogliamo, sull'onda di Pietrista, un'onda giusta. Luigi, un'altra domanda che ci fanno i compagni da Michele Caserta: ma i voti di Bassolino, che nonostante tutto ci sono ancora, dove sono finiti? Voglio fare poi io non è che sono finiti lo stesso De Magistris? Allora, noi non sappiamo esattamente i voti di Bassolino dove si potrebbero essere dispersi. Una cosa è certa a Napoli, che al ballottaggio in molti quartieri il centrodestra non è andato a votare. Quindi lì c'è stata diciamo una grossa mancanza da parte di Lettieri, che avrebbe dovuto consolidare piuttosto che perdere al ballottaggio, quindi molti dalla destra non sono andati. Poi è chiaro, il centro-sinistra, voglio dire, a Napoli ormai è alla disfatta, cioè il PD non esiste più, e quindi ora bisognerà capire come questo nuovo consiglio potrà proporre delle alternative per Napoli. Ok, sì. Francesco, una cosa ti voglio chiedere. Voi lunedì avete una importante riunione sui referendum, che tra l'altro cercheremo di trasmettere in diretta anche noi di TV Radicale. Dacci qualche anticipazione.
Sì, no, lunedì appunto faremo questa serata, finalmente ricominciamo anche noi come associazione Enzo Tortora a fare qualcosa, visto che in questi ultimi mesi ci siamo impegnati tantissimo per quanto riguarda la campagna elettorale appunto della lista Bugno Pannella, e adesso saremo impegnati anche fino al voto dell'11-12 giugno. Per i 5 referendum per Milano, oltre ai referendum nazionali. Faremo appunto questa serata con un docente della Bocconi e stiamo cercando qualcuno del comitato promotore dei referendum per spiegare appunto ai nostri iscritti, perché abbiamo visto che la necessità sia tra i nostri iscritti sia tra la gente che abbiamo fermato e con cui siamo entrati in contatto in questi mesi di campagna elettorale sulle strade, non c'è chiarezza sui primi due referendum nazionali. Quindi molte persone non sanno e non capiscono che cosa chiedono i due referendum, il primo e il secondo referendum, quelli che vengono chiamati referendum per l'acqua. Molti non sanno, non capiscono che cosa vorrebbero questi due referendum. Quindi l'idea è fare questa serata con questo docente dell'Università Bocconi che ha accettato l'invito. Stiamo cercando anche qualcuno del comitato promotore per il sia referendum per venire a spiegarci i referendum e perché bisognerebbe votare sì. Quindi faremo questa serata, mentre poi i prossimi giorni, domani, sabato e domenica, saranno impegnati nella promozione e nell'informazione alla cittadinanza dei 5 referendum comunali. Ricordiamo che Cappato appunto è stato uno dei promotori di questi 5 referendum che hanno portato appunto a raccogliere 25.000 firme presentate al comune e indire questi 5 referendum locali. Purtroppo, come si sa a livello nazionale, l'informazione sulle tematiche referendarie è scarsissima. Beh, per quanto riguarda i referendum locali lo è ancora meno, tant'è che meno del 30%, che è il quorum che bisogna raggiungere per far sì che i referendum siano validi, sa dell'esistenza di questi referendum locali. Quindi il nostro impegno nei prossimi 3 giorni di weekend, che poi è l'ultimo weekend prima del voto, sarà quello di cercare di informare quanta più gente possibile, quanti più milanesi possibili, dell'esistenza di questi 5 quesiti referendari locali, che sono molto importanti, anche se Giuliano ha già detto che appoggia e ha invitato anche la piazza di lunedì ad andare a votare per i 9 referendum di questo weekend. Sicuramente molti non sanno quali sono le tematiche su questi 5 referendum locali, quindi a noi spetta anche il compito di informare le persone su Ecco, che e... cosa vogliamo con questi 5 referendum. ho una Francesco, tu domanda mi... per Francesco. Vai, volevo Dimmi. solamente dire una cosa, scusami Marco, poi fai la tua domanda, però quest'ultima cosa che hai detto, non dimentichiamocela, informazione sui referendum, perché è il link, come avrebbe detto qualche ex compagno radicale qualche anno fa, rispetto al prossimo tema di cui dovremmo occuparci, cioè l'informazione, il fantasma dell'informazione in Italia, Penso che che è anche possiamo fantasma nominarlo. di informazione sui referendum. Vai Marco, scusa con la domanda, vai con la domanda. Ah no, per Francesco una domanda semplicissima, mi incuriosiva a sapere se effettivamente dai radicali che risiedono fuori dalla Lombardia è arrivato un po' un aiuto su Milano, sulla Lombardia per questa campagna elettorale. Guarda, come è successo per la campagna appunto di raccolta firme per il referendum di Milano si muove, anche per questa campagna elettorale abbiamo avuto l'onore di poter ospitare parecchi compagni che arrivavano da fuori regione o dalla stessa Lombardia per darci una mano. Vorrei ricordare i compagni del Veneto che sono venuti con un camper sul quale abbiamo installato un impianto audio e che sono andati in giro per un weekend intero tra i mercati della città,
i compagni che sono arrivati comunque da tutta Italia, da Roma, dal Piemonte, gente che è venuta a darci una mano da tutte le parti. Quindi come per la raccolta delle firme per il referendum, diciamo che non siamo stati lasciati soli dai radicali di tutta Italia, e questo ci fa piacere. E l'idea comunque di essere stati scelti appunto in un comitato nazionale, perché si pensava, appunto, si credeva nella persona di Giuliano, e si credeva appunto in questa operazione possibile di battere il centrodestra a Milano, diciamo che la scelta, nonostante tutti gli sforzi, nonostante forse ci si aspettava anche qualcosa di più di questo 1,7 che poi è venuto fuori dalle urne, però vi assicuro che l'impegno di tutti, sia candidati che militanti milanesi che militanti non milanesi, è stato il massimo. Noi abbiamo veramente dato il massimo che abbiamo potuto in questa campagna elettorale, e ci abbiamo creduto e siamo stati premiati con l'ingresso di Marco in consiglio comunale e di 7 consiglieri in altrettanti consigli di zona. Quindi diciamo che non siamo presenti in solo 2 zone, in una perché non avevamo le forze fisicamente per poterci presentare, quindi non avevamo abbastanza persone per poterci presentare anche in quella zona, e in un'altra perché siamo stati superati come numero di preferenze dai compagni dei Verdi, e quindi l'eletto spetta loro. Però 7 zone su 9 direi che comunque è un buon risultato. Francesco, una domanda al volo che arriva da Orso Poeta della chat: siete contenti dell'1,7%? Ti soddisfa o vi aspettavate di più? Beh, diciamo che un po' ho risposto già nell'intervento precedente. Diciamo che abbiamo dato il massimo che abbiamo potuto. Sicuramente se fosse arrivato qualcosa di più, secondo noi, almeno secondo me, era più che meritato. È arrivato solo questo, vedremo di fare di più. Beh, non è poco, considerando insomma quello che è accaduto a Milano negli ultimi 10-15 anni, insomma. Quindi secondo me è un ottimo risultato, Francesco, e complimenti. Bene, io passerei subito a Gianni. Gianni, introduci te proprio il titolo che abbiamo voluto dare alla seconda parte, poi in realtà, come dicevo prima, è legatissima alla prima parte, no? L'informazione di Regime d'Italia, i Pinocchi e i grilli parlanti dell'informazione italiota. Ecco, scusami se ti interrompo. Volevo dire se potevo fare una piccola chiosa per quanto riguarda De Magistris. Sì, tanto per questo discorso. Ecco, appunto, siccome l'indicazione di Pannella per De Magistris ha aperto un certo dibattito interno tra i radicali, perché insomma anche la provenienza di voi eccetera è un po' problematica, ecco, io volevo soltanto avvalorare questa volta questa tesi pannelliana, che mi trova appunto d'accordo con lui, cioè De Magistris rispetto a Lettieri, che poi alla fine si trattava di scegliere il popolo napoletano doveva scegliere tra l'uno e l'altro, questo popolo martoriato, questo territorio martoriato, era una scommessa tra la molto probabile continuità che era Lettieri con la molto probabile immagino rottura che è De Magistris. Ora, il fatto che non sia stato un gran magistrato, bene, io questa argomentazione la vorrei, diciamo, ribaltare, nel senso che come noi radicali non siamo mai stati entusiasti verso la valutazione delle carriere dei magistrati poi nell'ambito politico, o in ogni caso la politicizzazione del lavoro della magistratura per quanto riguarda tutti coloro che sono passati in politica, quando appunto hanno operato bene, quindi portare galloni o che, penso che sia anche abbastanza opportuno non politicizzare anche quando una persona che diventa sindaco precedentemente ha fatto appunto il magistrato e non abbia avuto dei grandi risultati. Di quello si dovrebbe interessare il CSM, se fosse un organismo degno, e non altri. È pieno, diciamo, di sindaci che si sono improvvisati sindaci in Italia. E tanto per chiudere, appunto, se avessimo fatto lo stesso discorso con Pisapia, avremmo dovuto vedere, diciamo, la sua carriera diciamo di avvocato, vedere un pochino la valutazione, che può essere positiva, ma quindi ci sono cause che si vincono, cause che si perdono, e De Magistris necessariamente dovrà, come sindaco di tutti,
rimuovere la sua visione di parte, che era proprio quella del PM, che il PM è parte in un processo, e fare aprire a una visione ovviamente più, più aperta e comunque sia di rottura anche con quello che era il suo passato, di, la sua professione, insomma. Passando al discorso, sì. Esatto, vai Gianni, stai andando, allora, questo ti stavo per chiedere. Sì, passando appunto al discorso dell'informazione, sì, sono cose molto, molto collegate. Noi abbiamo, facciamo appunto, possiamo fare delle valutazioni uscendo con grande stress da un punto di vista di persone che in qualche modo cercano di informarsi a seguito di questa campagna elettorale, stress da utenti che avrebbero cercato, avrebbero voluto informarsi in qualche modo sugli organi di stampa, e che in realtà hanno avuto o sono stati, come un po' tutti quanti coloro che comprano giornali e quotidiani, subissati a volte molto più di commenti che di informazioni. Uno appunto delle caratteristiche di questa nostra informazione, che purtroppo tirannizza la voglia di conoscere del popolo italiano, di coloro che comprano i giornali, è proprio questa, che purtroppo anche in concomitanza appunto con il post voto, ma un pochino in generale per qualsiasi tipo di informazione, ormai è tutto un commento, e le informazioni a volte sul commento sono più importanti o prendono completamente lo spazio rispetto al dato che dovrebbe essere, insomma, la cosa principale, informare, e poi eventualmente in separata sede o in una sede che sia riconoscibile e ben distinguibile, poi fare delle chiose. Ormai è tutta una chiosa, un commento. I partiti, i giornali sono diventati dei partiti veri e propri. Poi magari su questo possiamo anche fare un discorso sulle tirature e sulle diffusioni. Abbiamo visto direttori di giornali che praticamente, in modo senz'altro poco, a mio parere, giornalisticamente corretto, hanno fatto nient'altro che sostenitori di liste. Purtroppo questa qua è una cosa che ci portiamo appresso da molto tempo. Poi, se vuoi, possiamo anche approfondire sul fatto, sui vari legami che ci sono tra partiti, tra politica, ma soprattutto tra partiti e informazioni in Italia, che purtroppo non rendono possibile un giornalismo che sia al servizio del cittadino, cioè al servizio appunto dell'informazione, ma si realizza un giornalismo che è a servizio o l'uno o dell'altra chiesa politica, e questo purtroppo è uno dei principali. Mi sembra che la tua introduzione, Gianni, apra veramente il discorso per tutti quanti. Intanto pregherei Francesco di riavviare la sua webcam, perché era caduta la connessione di Francesco, non è avviata la webcam. Marco, prosegui te in questa analisi e poi magari vediamo di incrociare le opinioni in un piccolo dibattito. Prego. Benissimo, allora io dico, prima di tutto vi pregherei, siccome c'è un ritorno in cuffia, allora magari a qualcuno di abbassare il volume. Proseguo nell'analisi di Gianni, che condivido con questo. La prima cosa che c'è da fare per quanto riguarda l'informazione è disintossicarsi immediatamente dei soliti, chiamiamoli talk, io non so più nemmeno come definirli, no? Cioè Ballarò, Porta a Porta, quelle altre che ci stanno là. Io ci sono riuscito a disintossicarmi già da circa un anno, e non li seguo più, semplicemente, e ho scoperto che sto meglio, sto molto meglio. Poi me la prendo moltissimo con i telegiornali, perché voglio dire, vedermi guardare un telegiornale penso che sia diventato uno spettacolo, e chi vive con me sono quasi, ho diciamo minacciato, mi sono auto-minacciato, ci ho detto: guarda, quando arriverà il momento che comincerò a lanciare le cose contro il televisore, allora a quel punto mi si dovrà proibire di vedere pure i telegiornali. Allora, tutto quanto rientra, poi il nocciolo del problema è questo: queste trasmissioni, ahimè, imperversano, e ahimè fanno anche parte della dieta mediatica della stragrande maggioranza degli italiani che seguono la politica. La stragrande maggioranza degli italiani
che seguono la politica non coincide con la stragrande maggioranza degli italiani, che ahimè questa stragrande maggioranza di persone che seguono la politica e la seguono attraverso queste trasmissioni sono poi alla fin fine una minoranza anche abbastanza esigua. Il problema ritorna sempre ad un punto di partenza. Io mi sono fatto la convinzione che questo sistema informativo è stato giusto appunto creato chiaramente a beneficio della politica, con una strategia di fondo che è semplicissima: la politica deve fare più schifo possibile perché deve essere assolutamente respingente. Se in Italia in una qualsiasi tornata elettorale di valenza nazionale, dico, no, quindi possiamo metterci un'elezione regionale, una tornata amministrativa importante dove si vota quasi diffusamente sul territorio nazionale, o meglio ancora le politiche, se entrassero 100.000 italiani, quelli che non fanno quella dieta mediatica di cui parlavo prima, questo sistema, quello che Pannella lo chiama regime, questo stato di cose verrebbe spazzato via nel volgere veramente di qualche mese. E tutto si lega e fa parte di una vera e propria strategia per poter detenere, la parola forse un po' desueta, questo potere fortemente in pugno e far continuare le cose così. È un vestito che si mette alla politica, un vestito volutamente schifoso e respingente, e che parla attraverso proprio queste trasmissioni. Io mi sento molto meglio da quando nella mia dieta mediatica ho completamente abolite le trasmissioni. Faccio solo un'eccezione, ed è un'eccezione, cioè non lo so, se va l'abbonino Marco Pannella in una di queste trasmissioni, questa è l'unica eccezione. Le ho abolite, e anzi vi invito ad abolirle completamente dalla vostra dieta mediatica, perché sono semplicemente una perdita di tempo, punto. Vai Francesco. Sì, ci sono. Io vi ho perso un attimo. No, stiamo parlando dei pinocchi e dei grilli parlanti dell'informazione in Italia, diciamo tutta l'analisi che in qualche modo è possibile tra l'altro leggere anche nel rapporto di Gianni Betto, direttore del Centro d'Ascolto per l'Informazione Radio Televisiva, importante struttura del Partito Democratico. Sì, sì, no, assolutamente. Allora, per quanto riguarda il dato nazionale, vabbè, l'abbiamo visto, ce lo siamo detti e ce lo ripetiamo spesso, direi quasi a tutti i comitati nazionali. Noi a Milano e Lombardia fortunatamente riusciamo grazie comunque anche alle politiche che abbiamo intrapreso, cioè la presentazione, il lancio dei 5 referendum che hanno preso corpo da maggio dell'anno scorso, giugno dell'anno scorso, quindi ormai diciamo che è un anno che facciamo sentire la nostra voce come radicali a Milano. Prima ancora c'è stato tutto il caso delle firme false, quindi comunque un minimo qualcosa si è mosso sui radicali, o quantomeno su Marco Cappato e sui radicali qui a Milano, tant'è che per queste ultime elezioni vi devo dire che la nostra presenza all'interno delle trasmissioni locali, delle TV locali, è stata veramente ampia. Noi abbiamo avuto parecchi inviti a dibattiti all'interno delle TV locali, in cui abbiamo mandato tanti giovani che erano candidati nelle nostre liste e che poi hanno appunto fatto un ottimo risultato a livello elettorale. Quindi quello che viene presentato a livello nazionale, noi fortunatamente qui a Milano e Lombardia lo viviamo un po' meno su quelle che sono le realtà locali, dove comunque Cappato ormai è ospite gradito di tutte le televisioni. Abbiamo visto che Lerner l'ha invitato anche nella serata dove c'era Formigoni per fargli la famosa domanda sulle firme false, quindi ha creato anche quel caso mediatico dove dopo finalmente oltre un anno in una trasmissione televisiva qualcuno è riuscito a chiedere
formigone spiegazione sulle sue firme false, cosa che non era mai successa con nessun altro esponente del centro-sinistra in trasmissioni molto più prestigiose a livello nazionale, però veramente forse a Milano comincia veramente a muoversi qualcosa, sia dal risultato elettorale che abbiamo avuto, ma lo vediamo da oltre un anno, quindi dalla presentazione delle firme per le regionali e tutto il caso che è scoppiato su Milano e sulle firme di Formigoni. Quindi diciamo che speriamo che Milano possa essere davvero quel motore di rinnovamento che è stato anche in passato, quindi speriamo che questo rilancio dell'attività a Milano poi possa dare i suoi frutti anche su tutto il territorio nazionale e coinvolgere anche tutto il territorio nazionale. Perché anche parlando di primarie, sentivo prima appunto il compagno di Napoli che parlava appunto delle primarie, lì c'è stata veramente una rottura totale tra tutti i partecipanti alle primarie e tutti i partiti che avevano pensato di presentare il loro esponente alle primarie. Qui a Milano invece il PD è stato battuto. È vero, forse avrebbe potuto fare di più, soprattutto crederci di più fino al primo turno, cosa che almeno a me è sembrata non fosse così, quindi è sembrato che il PD non credesse molto in Pisapia, fino appunto al famoso primo turno, a quel lunedì in cui si è visto che Pisapia è arrivata al 48% e la Moratti si è fermata al 41%, e allora poi il PD sembra aver dato più corpo, corpo e anima a queste elezioni amministrative a Milano. Quindi speriamo davvero che anche la situazione televisiva e radiotelevisiva che si vive qui a Milano e in Lombardia possa pian piano diffondersi anche a tutto il resto del palinsesto nazionale. Per quello che mi riguarda, io la televisione la guardo veramente molto poco anch'io, quindi non riesco nemmeno a seguire i nostri interventi sulle TV nazionali o locali, quindi leggo con piacere i rapporti di Gianni Betto e quello che viene detto, però non essendo un grande fruitore di questo servizio preferisco anch'io stare su internet e cercarmi le notizie come le voglio leggere io, piuttosto che farle analizzare da qualcuno che magari non la pensa come me e poi ritrovarmele già pronte, masticate, digerite. Dici bene, Francesco, perché il futuro dell'informazione è proprio dato da internet, la bidirezionalità dell'informazione fruita attraverso internet è quel quid pluris che permetterà in futuro di far fuori dal punto di vista di mediatico, diciamo, i vari Santoro, Vespa e company, proprio perché consente all'individuo di cercare autonomamente le proprie informazioni e di verificarle sul web. Però dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà, cioè la realtà è quella di del fatto che l'opinione di massa, la maggior parte, diciamo, delle opinioni è creata dai mass media, e i mass media più diffusi sono la televisione, che è la televisione il mass media più diffuso, che arriva a condizionare pesantemente quella che è le opinioni dei cittadini, che sono anche elettori. E a ciò poi bisogna aggiungere i veri e propri attentati ai diritti civili e politici dei cittadini, che si consumano sempre in generale durante tutto l'anno solare italiano, ma che in particolare quando si tratta di campagne referendarie, diciamo, questi satrapi dell'informazione danno il massimo, e quindi abbiamo assistito anche questa volta alla censura totale della campagna informativa sui referendum, sui 4 referendum nazionali, con lo scippo vero e proprio di giorni, di settimane di informazione, per cui c'è nuovamente il rischio di non raggiungere il quorum. Comunque, su questo volevo sentire anche Luigi Mazzotta. Sì, guarda, è dell'informazione o disinformazione, credo che noi ne abbiamo dette tante. Certo, noi sappiamo che ormai questo vento della disinformazione si muove a secondo le convenienze partitiche, le convenienze
di regimi che si alternano. Sono tutte manipolazioni della notizia. La TV, come dire, come se si fosse ridotta ad una finzione sociale. Non c'è equilibrio nei dibattiti. Tutta l'informazione è entrata in una fase di degenerazione sociale, proprio nel recepire con facilità un messaggio. Ecco, questo è quello che manca in Italia, questo manca nelle trasmissioni più seguite come Anno Zero, come Ballarò, come Vespa. Ce ne accorgiamo anche oltre ai dati che ha pubblicato Betto, ma anche dalla presenza di Emma Bonino, che è stata una volta ad Anno Zero ed una volta a Ballarò, ed ha avuto dei consensi esageratissimi come presidente o del Consiglio o della Repubblica. Quindi Emma, diciamo, è un personaggio che dà fastidio a queste TV di regime, come le chiama anche Pannella, le Raiset, no? Noi avevamo i referendum sulla privatizzazione della Rai, avevamo il referendum sulla Golden Share, sono tutte nostre battaglie che abbiamo condotto. È chiaro che noi non molleremo certo mica, insomma, perché l'informazione prima o poi dovrà appartenere in modo equilibrato a tutti i cittadini. Certo Luigi, bene ragazzi, mancano 25 minuti, io direi, vi faccio una domanda sempre riguardo l'informazione. Secondo voi, quando veramente internet, per ricollegarmi a quello che diceva Francesco, sarà in grado di scardinare e di affermarsi come nuovo media e fare veramente una concorrenza diretta alla televisione o anche alla carta stampata, diciamo, quando questo potrà veramente avvenire? E Rispondo io se per primo. vai, Marco. Allora, la tua domanda, la risposta dal mio punto di vista è semplicissima. Quando ci sarà la banda larga? Perché anche le nostre trasmissioni TV radicale sono impedite da problemi proprio di banda. Quindi, quando ci sarà la banda larga capillarmente in tutta Italia, rivoluzioneremo completamente la TV. Io non so se voi avete dato un'occhiata i canali del digitale terrestre piuttosto che il nuovo TVSAT, che insomma da quasi tutti quanti i canali che sono disponibili sul digitale terrestre, e non c'è assolutamente nulla di nuovo sotto il sole, quindi tutto Il dipende da digitale questo. terrestre è già obsoleto, il futuro sono proprio le web TV. Esiste Sono già il d'accordo. commercio, un E dispositivo, no, vabbè. scusami Roberto, e noi ci stiamo buttando avanti con il lavoro, penso, no? Penso di sì, speriamo, almeno ci proviamo. Ci proviamo almeno, adesso c'è un silenzio di Certo. Tom. Avanti allora, sono gli ultimi 4 minuti. Francesco, la stessa domanda. Ma guarda, la risposta appunto l'ha già data Marco e ti ripeto, non vorrei tornare sempre su Milano, ma ci ritorno anche questa volta. Una delle prime promesse del nostro nuovo sindaco è che nei primi 100 giorni metterà wifi in tutta la città gratuito. Quindi io spero Bravo che anche Pisapia! questo potrà aiutare tanta gente a trovarsi da solo delle notizie, a guardare un po' meno televisione e usare un po' più internet. Però appunto il problema è quello, la banda larga in tutta Italia, come sappiamo benissimo che ci sono dei grossissimi problemi su tutto il territorio nazionale, quindi uscendo dalla nostra pianura piatta e dalle zone un po' meno pianeggianti, sappiamo che tutta la zona ricchissima che vorrebbe internet a tutti i costi, dei produttori di vini del Piemonte, tutta la zona delle culture di Alba, eccetera, è assolutamente sprovvista di connessione internet, ADSL, a banda larga, e vanno col doppino telefonico ancora. Quindi, se anche queste zone, che sono comunque
zone che chiedono a gran voce internet non ce l'hanno, immaginati poi cosa può succedere altrove in zone meno ricche. Quindi qui il problema è fondamentalmente quello, la ricchezza, e cercare di garantire a tutti una banda minima garantita. A Milano forse questa cosa, grazie a Pisapia, nei primi 100 giorni ci sarà, speriamo in tanti Pisapia in tutta Italia a questo punto, visto che lo Stato non è riuscito a garantire una connessione a tutto il paese. Speriamo che almeno i sindaci, i nuovi sindaci che arriveranno, si faranno carico di questa esigenza dei cittadini. Luigi, sì, allora io semplicemente per dirti che stamattina sulla pagina di Repubblica c'è scritto un sindaco internettiano, bello in grosso, una bella pagina, un bell'articolo, tutto su De Magistris, e che la prima cosa che dovrà fare sarà quella di attuare la pubblicazione dell'anagrafe pubblica degli eletti, che è andata, diciamo, leggermente avanti, insomma, sono cominciati a comparire un po' di dati sul comune di Napoli. Ma questo sarà il primo passo di legalità che lui dovrà dare come sindaco a tutti i suoi consiglieri. Quindi questa, diciamo, è la prima cosa che noi dovremmo, cioè, faremo subito con De Magistris. E poi io volevo rilanciare il referendum, perché noi ora faremo un tavolo sabato di pomeriggio via Scarlatti per invitare i cittadini ad andare a votare il referendum. E come giustamente diceva il nostro compagno Poeta Milano, saluto e faccio i grandi complimenti e grandi auguri per questa vittoria milanese. E dobbiamo spiegare a molte persone che non sono al corrente assolutamente di questi due quesiti sull'acqua. Quindi noi faremo questo tavolo e rilanceremo sia a tutti i partiti e sia anche al nostro sindaco la campagna referendaria, pur non essendo noi stati presenti alle elezioni. Per cui per noi la politica non si ferma, continua, e questo vuole essere, diciamo, di un buon auspicio per le prossime iniziative che prenderemo. Vai Gianni, concludi tu. Allora, concludo dicendo che ovviamente il presupposto è chiaramente è uno strumento adeguato, è quello appunto la banda larga, che poi tra le altre cose in altri paesi già in evoluzione verso qualcosa di ancora più fruibile e più, tra virgolette, potente. Però io penso che bisogna stare sempre attenti a un'altra cosa, che quando e se, speriamo presto, questo strumento sarà apprestato, lo spazio web, questo open space che è sempre appunto stato libero in qualche modo, si corre il rischio che non sia più libero, cioè che appunto, come accade nella carta stampata, come accade nella TV, si introducono ope legis, purtroppo, degli strumenti di controllo e di limitazione, soprattutto mascherandoli come delle opzioni di garanzia, come spesso accade, per filtrare in qualche modo. E abbiamo già avuto alcuni avvisagli di questo con dei provvedimenti, se non sbaglio, di Romani, per quanto riguarda appunto la presenza nel web di siti e TV, eccetera, con l'imposizione di alcune normative che cominciano a essere pesanti e limitano molto quella che è la libertà, tra virgolette, quasi proverbiale, della presenza sul web. E poi si possono purtroppo sempre ripresentare i soliti asset di potere, asset di tipo finanziario, con delle partecipazioni trasversali, per cui grandi potentati, come sono presenti oggi nei giornali con i Caltagirone, gli Angelucci, sui giornali quotidiani, sbarcheranno anche sul web. Quindi bisogna stare attenti a questo tipo di deriva, che purtroppo è pensabile, perché poi alla fine diventa un nuovo orto da coltivarsi e da alimentare. Bene ragazzi, allora in conclusione di questa trasmissione devo darvi una notizia che mi è appena arrivata, spero che vi faccia piacere. A me ha fatto molto piacere leggere su Facebook, ho appena letto il messaggio che mi è stato inviato da Paolo Martini, il quale mi scrive: caro Roberto, il dibattito che fate oggi sulla World TV radicale e sulle amministrative, riesci mica a registrarlo e a mandarmelo? Lo vorrei mandare in onda per radio, mi fai sapere?
quindi siccome l'abbiamo registrato, ragazzi, andremo anche in onda su Radio Radicale. Queste sono notizie. Ringraziamo veramente tanto Paolo Martini per questa bella richiesta che ci fa, e speriamo veramente di riuscire anche noi nel nostro piccolo a fare delle produzioni che possano servire, diciamo, un piccolo sassolino magari nel grande lavoro che fa Radio Radicale ormai da decenni. Radio Radicale, se veramente tutti i mezzi di informazione prendessero l'esempio Radio Radicale, probabilmente questo paese avrebbe avuto un passato differente e avrebbe in questo momento di fronte un futuro sicuramente diverso da quello che si prospetta. Ringraziamo Paolo Martini, sicuramente la registrazione sarà disponibile. Grande salutiamo, Paolo! Salutiamo Francesco Poré da Milano, Gianni Colascione da Roma, Marco Marchese da Cosenza e ciao, Luigi ragazzi. Mazzotta da Napoli. Un saluto a tutti e prendiamo un piccolo spot e poi passiamo al successivo appuntamento. Ciao. Ciao.